Bentrovati, sono circa 2 mesi che non faccio video per motivi di lavoro ed eccoci qua, riniziamo da ora con il nostro appuntamento settimanale. Mi sono concentrato in questi giorni nel leggere un po' di notizie, non le prioritarie, quelle secondarie, quelle nel quale non è stato dato un giusto rilievo da parte dei mass media, e tra le numerose ne ho trattata una che mi ha incuriosito, forse anzi mi ha deluso, che riguarda ciò che la Corte di Giustizia Europea ha imposto a noi italiani, dicendo: cari italiani, d'ora innanzi voi pagherete l'IVA se usufruirete dei servizi da parte delle autoscuole per conseguire la patente di guida, che significa imporre ai 5.000 imprenditori che gestiscono altrettante autoscuole di far pagare ai propri clienti il 22% di IVA d'ora innanzi. Fa sapere l'Agenzia delle Entrate con una nota che questo provvedimento è retroattivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti coloro che hanno conseguito la patente di guida in questi ultimi 5 anni potranno trovarsi di fronte ad una richiesta da parte delle autoscuole nel versare l'IVA all'epoca non richiesta. Dico una cosa, un mio pensiero, dubito che questo possa avvenire perché l'IVA è un'imposta. Come tale ritengo difficile che possa essere richiesta ad un ex cliente che ha concluso il rapporto in questo, seppur in questo quinquennio, con l'autoscuola. Ma non vuol dire nulla questo. Perché? Perché i 5.000 imprenditori italiani, sono persone che lavorano, sono persone che devono mantenere la famiglia e quindi dovranno sborsare una cifra pari a grosso modo 550 milioni di euro per il volume di affari di questo ultimo quinquennio. Quindi la Corte di Giustizia Europea ha servito su un piatto d'argento al Ministero delle Finanze un regalino da 550 milioni di euro. Non solo, ma annualmente, visto il volume di affari che gravita attorno alle nuove patenti di guida, frutterà allo Stato italiano altri 110 milioni di euro. Ma quindi a questo punto vuol dire che chi oggi prende la patente B, visto che la media italiana si attesta attorno ai 700 euro, ne dovrà pagare 854. Io credo che anche questo non sia vero. Perché? Perché se l'imprenditore italiano delle 5.000 autoscuole è costretto a frugarsi in tasca per pagare 5 anni di sorpresa di IVA non versata all'epoca, necessariamente dovrà fare cosa? Aumentare i costi dei propri servizi. Quindi vedrete che arriveremo velocemente ad un costo di 1.000 euro per poter conseguire una patente di guida per un ragazzo di 18 anni. È triste questa cosa, perché cosa significa? Significa che la Corte di Giustizia Europea fa il lavoro sporco per il Ministero delle Finanze, che incamera del denaro, che a sua volta mette le mani in tasca a noi italiani, e quindi noi dobbiamo in qualche modo destreggiarci per cosa? Per la guerra tra poveri, perché chi ha conseguito la patente in questi 5 anni è un italiano che paga le tasse. Chi ha dato il servizio, chi è il titolare dell'autoscuola, è un italiano che paga le tasse. Quindi dobbiamo tra noi compensare un provvedimento che è stato istituito come retroattivo. Ne prendiamo atto, ma è molto molto triste. Ho voluto iniziare questo video di settembre, il primo video di settembre, commentando una notizia che non ha avuto il giusto rilievo, perché probabilmente 550 milioni di euro non sono importanti a livello nazionale. Per me sì, invece, così come i 110 futuri d'ora in poi che gli italiani dovranno versare per l'IVA che prima non era dovuta. E quindi ho voluto commentare questa cosa, vorrei avere il vostro parere nel merito, sapere da voi come la pensate. E a questo punto ritorniamo alle nostre sane vecchie abitudini del video settimanale. Se vi iscrivete al canale mi fate una cortesia, un piacere, e al prossimo video.